Mi diria che il futuro della lingua piemontese è infinito, perché è una lingua che viene dal cuore, resterà sempre una pera, un fondamento per il Piemonte e per tutta l'Italia. Alvise nasce 3 anni fa. Alvise sta per Alpignano Vive Senza, in cui Senza sta per senza denaro, senza spreco e senza inquinamento. A me è venuta l'idea da questo libro che si chiama L'uomo senza soldi, vivere facendo completamente a meno del denaro. E ho cominciato a pensare che se tutto quello che avevo letto, i documentari che avevo già visto fino a quel momento lì, se tutte le azioni, anche politiche che ho fatto, fossero rimaste fine a se stesse, compreso anche la lettura di questo libro, non avrei trasmesso niente a nessuno. Qua si parla di sostenibilità, ma si parla anche e soprattutto di rapporti umani. Abbiamo fatto un primo incontro in cui eravamo in 8 e da lì è partita l'idea di Alvise. Ci siamo trovati e abbiamo deciso di fondare un gruppo WhatsApp. Inizialmente il gruppo era formato da circa, si è formato subito in circa 30 persone e anche le iniziative che facevamo erano sempre legate all'autoproduzione, perché con questo primo gruppo iniziale di 30 persone si parlava di come fare il pane, di come fare la pasta. Abbiamo fatto la pasta fatta in casa. Nel gruppo veniva scritto: ci troviamo martedì alle 8:30 tutti insieme per fare la pasta, ed erano comunque un modo per stare insieme, per mangiare insieme. Nel 2016 ero in vacanza al mare e vedo un gruppo di persone che fa yoga. A me è venuta l'idea che si poteva portare gratuitamente anche questa idea nel gruppo di Alvise. Ho cominciato a chiedere se c'era qualcuno che aveva piacere di fare yoga gratuitamente e qualche persona che avesse le capacità per poterlo insegnare. E lì ho trovato subito 40 iscritti per poter imparare e 3 insegnanti che avevano piacere di insegnarlo. E quindi nel 2016 parte Alvise. Parte Alvise come lo si vede adesso. Un gruppo di 1400 iscritti su WhatsApp. Quindi ogni 256 iscritti WhatsApp ti porta a fare un nuovo gruppo. Io mi sono fatto un'idea delle persone che vi partecipano, sono fondamentalmente delle donne per l'80%, è formato da tantissimi medici e infermieri e insegnanti. L'età media è un'età media dai 40 ai 60 anni, il territorio va dal Pignano fino a Cuneo e Carmagnola. Sono nati altri gruppi in altre città, sempre sull'idea di Alvise. In realtà erano delle persone che frequentavano abitualmente le iniziative di Alvise, però abitando in posti o comunque più o meno vicini, ho sempre cercato di fare in modo che l'idea si espandesse. Almeno una volta al mese o un mese e mezzo faccio degli incontri specifici, vado nel dettaglio in cui spiego da che cosa è nato veramente Alvise, propongo la lettura del libro perché ognuno delle persone che poi propone Alvise nella propria città sappia bene di cosa parla e di cosa andrà poi a spiegare ai propri iscritti, e poi dico che cosa faccio io e come vengono realizzate nel concreto, come vengono moderati i vari gruppi. Alvise, pur essendo una chat, è di fatto una bacheca in cui scrivo solamente io, le altre persone ricevono questi messaggi, dopodiché mi scrivono in privato o si scrivono tramite un sottolink per andare all'iniziativa che via via viene realizzata. Ci sono delle persone che non hanno una famiglia allargata, non ce l'hanno neanche normale e magari sono sole. Tutte queste persone le mettiamo insieme, ma non è un gruppo di sfortunati che è messo insieme, meno male che c'è Alvise che le mette insieme, no, perché ognuno di noi ha delle grandissime capacità, io in questo lo vedo in Alvise. E perché chiedo alle persone nuove che fanno dei nuovi gruppi di fare un incontro specifico? Perché ogni incontro che organizzo, bene o male ci saranno una 30 di persone, e a ognuno di loro faccio dire che cosa fanno, che cosa hanno già fatto per Alvise, che potrebbe essere un incontro fatto in precedenza o che faranno in futuro, e ad altri gli chiedo che cosa fanno loro nella loro vita. E su 30 persone ci sono 30 persone eccezionali, perché ognuno di noi ha una passione o un sapere che è veramente, ha dell'incredibile. Per me l'Italia che cambia è vedere il nostro paese che va veramente verso un futuro migliore. Io ho 3 figli e mi piacerebbe che crescessero in un mondo di persone belle, oneste, in cui ci siano dei valori veri. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla.
l'Italia che cambia siamo noi.